signora, sto a sentir quel che ti dico. No, ai tuoi baci dico no, no, al tuo amore dico no, al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei ragna, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Sacchi, né grano per gli intatti, né regali né ammucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi cucchi. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Sempre stato così, eh? Anche peggio. Capriola, c'ha il fisico, lui c'ha il fisico. Ma... si butta per terra, hai visto? Capriole così. Ma è un vero rocker. Se non... lui è rock, ha l'animo rock. Come siamo andati? Beh, insomma, per l'età... Fiato non c'è più, eh? Non c'è più. No, non c'è più. Cosa devo dire? Quello che vuoi. Facevo già fatica a 30 anni, figurati adesso. C'hai i riflessi condizionati, vedi? Facciamo un'altra? No, aspetta un attimo. Come vi chiamavate allora? I due corsari. Dove vi eravate incontrati? Dove? A Los Angeles. Dove? A Los Angeles. A Bugiardo. Ci sei mai stato? Al Giambellino. Ah sì, siamo al Santa Tecla forse. Al Santa Tecla, sì. E allora le canzoni li faceva tu o lui? Chi era l'autore? Ma tutti e due. Ma poi stanno qua. Perché avete legato? Perché abbiamo legato? Perché ci piaceva la musica jazz, tu pensi? Eravamo dei depravati. Adesso rifareste? Beh, abbiamo fatto. Hai visto i risultati. Di quella generazione sembra estinta la razza, eh? Tu una volta hai parlato di razza. Ma di quella lì in particolare, beh, insomma, siamo rimasti proprio fisicamente in pochi, anche noi fisicamente non siamo mica tanto per bene. Da lui. Cosa vuoi aggiungere? Non è con scià. Calma. Devi respirare. Posso fare anche 3 o 4 pezzi ancora, io. Dopo muoio. Allora, Giorgio, però quel gusto, quel sapore, quel modo di proporsi, Ombretta credo sia testimone, non è mai finito quella voglia di essere... No, c'è sempre, ogni tanto così qualche sprazzo appare qua e là e poi si divertono insieme come due ragazzacci. Ti ha fatto Paolo ultimamente in teatro?
Molto più seria, però. Louis Price. Ecco, avete anche fatto qualcosa insieme che potreste ora proporre in tre, come Cavalieri di Ombretta? Ma in effetti questa canzone qui che cantiamo ora è una canzone che abbiamo scritto con Ombretta e doveva cantarla lei. Poi l'ho cominciato a cantare. Era mia, diciamolo. Me l'avete fregata. No. Io ho detto, questa canzone qua è talmente importante, talmente forte, talmente bella che bisognerebbe farla conoscere in più parti. Al mondo. Ed è una canzone che riguarda tutte le nostre depravazioni televisive, credo, no? Tutto quello che fa parte del nostro... Godimento serale. È cattiva? No, è solo ironica. No, no, è cattiva. È cattiva. Allora... Ho il piacere di annunciare un trio inedito. La prima volta. Questa qui è unica, dirlo agli esercenti, ai dirigenti. Questa cosa qui è la prima volta. Un documento che rimarrà. Scrivere che è la prima volta. La strana famiglia, Giorgio Gaber, Ombretta Colli ed Enzo Iannacci. Presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Aristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Vai Enzo adesso. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Milo. Ciro, Ciro! Datemi il mio Ciro! Per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto al telefono giallo. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti lettori, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. E su un aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta, ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. Vai, vai. Vai Enzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio travestito di nome Vanda, ha fatto i soldi, ha comprato la panda, quando è andato a Samarcanda. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Chi c'è rimasto? Ha già cedito, completamente rincoglionito, da tavoli fabbricati sta pentito. E alla fine c'è non ho Renato, che c'ha l'hai sta quando è nato. Ha avuto un trionfo da Milo D'Amato. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente, dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Pronto, come ti chiami, da dove chiami, stia diventando tutti scemi. Pronto, 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 stia diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai.